Approvazione del bilancio consuntivo 2012 di previsione 2013, analizzando i dati dell'anno trascorso con una riflessione sulla crisi. È l'assemblea di Confagricoltura che si è svolta questa mattina al MAMU. I dati del bilancio sono stati significativi, pur avendo avuto un 2012, credo, il peggiore degli ultimi 50 anni. L'attaccamento dei nostri soci al sindacato ha fatto sì che i meri dati di bilancio possano ancora per un anno essere positivi. La situazione nel comparto agricolo non è diversa dagli altri settori. Forse gli agricoltori sono abituati da più tempo a fare sacrifici e a misurarsi con la crisi. Questo ha reso possibile che anche quest'anno Mantova come provincia e Confagricoltura Mantova in prima linea abbia aumentato il numero di persone e di collaboratori che collaborano con le nostre aziende agricole, seppur di poco, di un 1%. Certo è che non si può chiedere al settore agricolo di essere sempre il settore che va a tappare i buchi di una politica in crisi e di un'economia in crisi. Noi vogliamo fare la nostra parte, la faremo fino in fondo. A far la differenza rispetto alle assemblee del passato è stata la parte pubblica, caratterizzata da un dibattito in un vero e proprio convegno dal titolo Mantova, motore dell'agroalimentare italiano. Ma di cosa c'è bisogno perché questo avvenga? Bisogna essere uniti, bisogna essere compatti, dobbiamo cercare sempre di più di aggregare quella che è la nostra offerta di prodotti sul mercato per arrivare in tutti i mercati, per implementare al meglio l'export. Presente al convegno anche l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava per dimostrare quanto la regione creda in questo settore. Noi siamo l'unica regione che si è dotata di un assessore all'agroalimentare, è una novità assoluta, non era mai successo in 43 anni di storia delle regioni, così come in 43 anni di storia delle regioni non c'era mai stato un assessore mantovano all'agricoltura, quindi credo che la risposta sia nei fatti. Noi abbiamo istituito questa nuova direzione che proviene sostanzialmente dalla vecchia direzione dell'industria e che si occupa specificamente di agroalimentare, di agroindustria e quindi di tutta la filiera. È una grande innovazione che va incontro alle esigenze che vengono giustamente evidenziate con l'agricoltura. Mantova è piccola per pensare di poter fare da sola, ha bisogno della Lombardia, ma anche la Lombardia ha bisogno di tutto il nord, ma come può diventarne il motore? Partecipando ai tavoli che via via si costruiscono sia a livello provinciale che regionale ed affermando quel principio di primarietà che Mantova con tutte le sue trasformazioni può avere. Il vero problema è considerare il settore agricolo, anche qui a Mantova, o meglio il settore agroalimentare, come vero motore di sviluppo e avere per esso tutte le attenzioni che hanno anche gli altri settori. Troppo spesso veniamo considerati come un settore marginale in termini agricoli, ma c'è molto di più da fare. Parere positivo dell'associazione di categoria anche per l'istituzione di un assessorato ad hoc per il settore agroalimentare. Riteniamo che la visione del mondo agricolo possa essere meglio declinata inserendo in un contesto agroalimentare, ovvero di trasformazione industriale. Guardate bene, anche la zootecnia in un qualche modo è settore industriale perché trasforma il mais e le produzioni e quindi è un'idea che noi condividiamo pienamente. Tre punti toccati anche quello della PAC, poco vicino all'intenzione di salvare l'agrozootecnia lombarda e di cui Fava già discusso a Bruxelles. E gli OGM verso i quali si è aperta Confagricoltura, una questione delicata al quale l'assessore risponde così. Bene, la sperimentazione quando questa avrà dato dei risultati che definitivamente ci mettono al sicuro da qualsiasi tipo di rischio e soprattutto quando avremo la certezza che non ci saranno delle implicazioni negative sul versante commerciale, perché è noto che in queste ultime settimane in particolare molte istituzioni a livello internazionale e soprattutto molti buyer di importanti gruppi del settore agroalimentare ci stanno dicendo che prodotti con OGM non li vogliono, quindi noi non è che possiamo cercare di fare dei salti nel vuoto, dobbiamo a ragion veduta intervenire quando sarà giusto farlo. Oggi durante l'assemblea è stato anche consegnato il premio Agricoltura 2013 che è andato a Bruno Ascari con questa motivazione. Avere l'immensa umanità e generosità dimostrate, ha saputo trasferire la sua lunga esperienza professionale ai collaboratori a lui vicini, che oggi vantano di aver avuto una grande scuola e un grande maestro. Questo riconoscimento vuole essere un grazie per tutto quello che ci ha insegnato e dato e soprattutto per essere stato sempre presente nella vita di Confagricoltura.